begin. The turn of the day, when all music fools come out to play, until the drunk turn of night. So many stories to hear, so many cheeks to greet, and beautiful faces. Questa stagione vi presenterò gli stili principali nel tatuaggio attraverso artisti che, reinterpretandoli, hanno creato un loro stile. Gli stili che erano tradizionali oggi vengono sempre reinterpretati, ogni tatuatore mette del suo, sì, un artigiano ma anche una vena artistica, quindi è bene che lui la possa esprimere su chi desidera una cosa del genere. Quindi avremo il tribale rivisitato, il realistico rivisitato, l'old school rivisitato, il fumetto. Oggi abbiamo Lippo, un artista della provincia di Roma. Scopriamo oggi come è arrivato a fare il realistico. Ciao, tanto che non ci vediamo. Benvenuto all'1%. Sei venuto per realistico, vero? Sì. Vieni, vieni, ti accompagno. Non vedo l'ora. E questo è l'angolino 1%. E se hai bisogno di qualcosa me lo dici. Pare di no, c'è il violino. Non dovrebbe mancare niente. Bella poltrona. Okay. Se vuoi allestirti le tue cose e hai bisogno, dimmi. Mi chiamo Alessandro Rinaldini, meglio conosciuto come Lippo, e faccio il tatuatore a Frosinone. I primi tatuaggi li feci quando avevo 16-17 anni, però non si può dire certo che ho iniziato in quel momento a essere un tatuatore. Da circa 20 anni comunque faccio questo mestiere. Sicuramente amo molto il mio lavoro. Molti motivi. Intanto mi dà la possibilità di avere sempre a che fare con quello che può riguardare l'arte, mi mette a contatto con la gente, che mi dà la sensazione di essere presente tra i ragazzi, tra la gente, insomma. Lo stile realistico è uno stile che ci dà delle emozioni impressionanti, perché rivediamo delle porzioni del mondo viste dall'occhio del tatuato e del tatuatore. Personalmente il realistico non l'ho mai affrontato. Ho creato dei disegni, delle immagini, lasciando che l'osservatore percepisse delle emozioni, quindi nel caso di un volto, dando risalto allo sguardo piuttosto che all'espressione, ho colto quello che io vedevo da quel volto, l'ho riproposto sulla pelle, ma questo non è realistico. Questo è il mio modo di vedere quel soggetto. Lo stile realistico molti lo considerano uno stile piuttosto recente. Io credo che comunque anche il vecchissimo old school tendesse al reale. Forse non riusciva ad ottenere i risultati che abbiamo oggi, in quanto le macchine erano diverse, i colori erano diversi, l'atteggiamento verso questo lavoro era diverso. E credo che sia uno stile presente da sempre. Migliora solo. Oggi vedremo una stella marina eseguita in modo magistrale. Ciao Davide. Francesco. Benvenuto. Sei pronto? Mi chiamo Davide Notar Giacomo, ho 24 anni, vengo da Arpino, provincia di Frosinone. Penso che il tatuaggio sia una delle ultime forme di artigianato che valga la pena portare avanti. Vorrei entrare nel mondo dei tatuaggi, mi piace disegnare. Mi piace lo stile realistico che ho scoperto tramite Lippo. Penso di Alessandro che sia uno dei più bravi in assoluto.
un tatuaggio già realizzato appunto da Lippo e un altro sulla caviglia fatto da ragazzo. Per quanto riguarda il tatuaggio che ha fatto Alessandro, ero partito con un'idea di mappe e insieme è evoluta fino a questo effetto realistico di strappi e profondità. Oggi, sempre insieme a Alessandro, abbiamo deciso di fare una stella marina con un effetto realistico sulla spalla sinistra. E comunque si rilega al marino, alla mappa nautica con il tatuatore, e durante il tatuaggio si instaura un rapporto confidenziale. So che è bravissimo, nello stile realistico gli appartiene e mi aspetto un lavoro, ripeto, eccellente. Questo lavoro si sta espandendo molto, essendoci sempre più persone che lo intraprendono, si stanno divinizzando molto gli strumenti, il tipo di colore, ma io credo che con una macchina per tatuaggi classiche si possono fare ottimi lavori. Non c'è uno strumento in particolare o segreti su colori, aghi, tutto sta in quello che si fa, non in quello che si usa. Per il tatuaggio di oggi userò solo macchine rotative. Sono macchine che uso da ormai molti anni, le ho scelte solo perché sono silenziose. Oggi farò un tatuaggio, diciamo, abbastanza semplice in quanto abbastanza piccolo. È una stella marina che sarà vicino a delle mappe nautiche che abbiamo già fatto in precedenza. Questa stella marina, essendo di forma appunto a stella o un pentagono, verrà posizionata sulla parte della spalla. Sarà abbastanza realistica, abbastanza perché non è molto molto grande. Cercheremo di farla abbastanza somigliante al reale. Allora, ti ho preparato questa qui che ha un po' gli stessi colori di quello che già è lì vicino, quindi dovrebbero stare abbastanza bene senza contrastarsi troppo. Abbastanza particolareggiato come dettagli, e facciamo sempre come qua, se fosse sì, sulla rotondità qua del tuo davanti. E facciamo sempre in modo che come se è tirata un po' fuori, come se è poggiata sulla pelle. L'effetto 3D. Questo finisce proprio qui, quindi quest'altra la facciamo che è come a sé proprio. Tra l'altro a parte comunque. Questo determina la posizione, che è una cosa importantissima per un tatuaggio, soprattutto per l'effetto 3D, che deve tenere conto della prospettiva dell'occhio che guarderà il tatuaggio. Dovrà avere, diciamo, un punto di fuga all'altezza di chi lo guarda. Questo qua risulterebbe molto meno bene se fosse tipo fatto su un polpaccio, su una parte bassa. Lippo ha riportato il disegno sulla pelle e oggi ha usato la tecnica dello stampino, dello stencil. È una delle due tecniche generalmente usate. È un disegno riportato sulla carta, quindi trasferito su una carta da lucido e appiccicato sulla pelle. L'altra tecnica è quella del pennarello. Ci sono dei pennarelli che vengono usati comunemente per disegnare sulla pelle perché sono molto meno invasivi e dannosi di altri. Immagino non sei molto teso, visto già. Ci siamo oggi passati, no? Stavolta vedo meglio, ne approfittiamo per una prima lezione. Allora, iniziamo con il contorno, anche se non è ben definito, come non è ben definito quello di una stella marina reale. Questo è il momento forse più fastidioso. Come va? Benissimo. Più fastidioso di qui o dietro? Ma per il momento uguale. Come pensi di procedere con i colori? Ma il colore in genere uso un sistema che mi ha insegnato un barista quando devo preparare i gelati. Partivo dal colore più scuro fino al più chiaro. Quando si mette il bianco
solitamente si è in dirittura di arrivo. Contorno nel realistico, se si fa solo realistico senza intervenire con effetti grafici, è fatto dello stesso colore del soggetto, non si usa un contorno nero che si usa in genere in quasi tutti gli altri stili. Contorno nero ovviamente è buono perché separa bene il disegno dal resto della pelle, del corpo. In questo caso però se l'effetto è più soft, è più delicato, aiuta sicuramente a far sembrare un disegno reale. Anche perché la realtà non c'ha contorno. Minimo c'è anche nella realtà, però è solamente un effetto ottico della luce. Come renderai l'effetto tridimensionale? La mano dovrebbe trasformarsi quasi in una stampante, dovrebbe riprodurre ogni variazione, ogni piccola tonalità di colore, con un minimo di intelligenza però con la stampante, perché a volte bisogna accentuare delle ombre o delle luci, considerando che poi quello che noi facciamo perderà un po' di tono nel tempo. Questo è un limite grande per il realistico, perché molto spesso le immagini sono senza troppi contrasti. Abbiamo scelto la stella marina, ripeto, con Alessandro, per rimanere su un tema marino, quindi continuare il tatuaggio già realizzato. Chi segue il realistico deve attenersi all'immagine reale il più possibile. Molti mi chiedono di definire questo stile, ma purtroppo, essendo il mio, non so dare una definizione. Credo si possa definire come un realistico parziale, un realistico arricchito, fuso con altri stili. Ci si può tatuare in stile realistico la testa di un cavallo, quindi usare il corpo come una tela, dove apportare immagini molto definite, oppure un ragno magari che invece sembri camminare su questo corpo, quindi sempre è una tela il corpo, ma diventa più un supporto per un inganno visivo, un trompe-l'œil. La realizzazione del realistico è probabilmente un po' più complessa, per questo forse molti ragazzi preferiscono iniziare con tradizionali o maori o tribali. È un po' più complesso perché non si possono delimitare tutti i contorni, poi riempirli in modo meccanico. In genere servono velature di colore, come si fa con i colori a olio o meglio con gli acquerelli. Prima di iniziare un tatuaggio di questo genere, quando si vuole riprodurre l'effetto molto reale, bisogna osservare molto molto bene il disegno, non solo guardarlo, ma osservare e cercare di capire quali sono le regole, molto spesso matematiche, che hanno tipo le ombre, le luci. Cercare di trovare, semplificando, quelle piccole poche regole che stanno nel seme di ogni disegno. Nel momento in cui si fa il famoso stampino, in quel momento si dovrebbe comunque continuare a prevedere ogni mossa che si deve fare nell'esecuzione del tatuaggio. In altri stili questi aspetti sono già prescritti, insomma, si fa in genere il contorno, dopo si iniziano a fare le parti più scure. Qui a volte c'è bisogno di fare delle velature. Ogni tatuaggio in questo stile ha una costruzione sua, non c'è un modo classico di affrontare tutti i disegni. In questo caso cerco di considerare proprio la luce che viene dall'alto, stessa cosa abbiamo fatto su quello là dietro. Queste ombre che sto facendo sono molto più scure di come saranno dopo la guarigione. Una volta che si riformerà uno strato di pelle sopra e quindi attenuerà
di molto di tutte le tonalità, risulterà molto più veritiera. Tra un pochettino iniziamo con la velatura del colore vero e proprio dominante di questa stella, che saranno il giallo e l'arancio. Sto facendo prima l'ombra in quanto è di un colore più scuro rispetto al soggetto. Facendola prima mi evito di sporcare poi il colore chiaro con questa tonalità molto più scura. Il lavoro è molto complesso, quindi ha degli step piuttosto lenti che porteranno a un'esecuzione finale magistrale. Si lavora solamente col colore, il profilo nero che delimita qualsiasi disegno, nel realistico non c'è, quindi inizia a lavorare con i volumi, con dei toni più scuri per poi ammorbidirli e creare l'effetto 3D che questa stella marina avrà sulla spalla, con la sua ombra e con la sua proiezione sul corpo. In questo momento il lavoro è molto bello, già esprime molto di quello che sarà, ma sicuramente alla fine sarà una cosa molto più bella e degna del resto del lavoro che ha questo ragazzo sulla spalla. I colori di oggi saranno tutti colori caldi, dal giallo, arancione, marrone. Non ci saranno forti contrasti purtroppo tra i colori. A me piace molto mettere colori, usare colori complementari. Francesco mi ha invitato per lo stile realistico, però non mi piace essere rinchiuso dentro uno stile per forza, che ha uno stile plagia se stesso. A me piace fare un po' di tutto, soprattutto se sono cose che non ho mai fatto. Per questo lo stile realistico cerco sempre di reinterpretarlo un pochettino. Nei ritratti aggiungo effetti grafici. Questo somiglierebbe quasi a un trompe-l'œil, dovrebbe dare la sensazione di essere veramente appoggiato. Mentre in lavori più grandi mi piace mettere più effetti insieme per renderlo un po' più unico, per cercare di dargli un pochettino più di vita. La persona che si tatua un viso potrebbe volere sottolineare anche un aspetto solamente di quel personaggio, di quel viso. Quindi io con colore e linee cerco di tirar fuori proprio un aspetto di quel personaggio. Quando viene qualcuno e mi chiede di tatuare un certo tipo di soggetto, io cerco di suggerire la cosa migliore, il ritratto di John Lennon, al quale ho unito dei caratteri molto semplici, un fiore stilizzato. Ricordo che a quella ragazza la cosa che interessava di più era la frase della canzone famosissima Imagine. Mi dava la sensazione del colore, di tutti i colori di questo mondo che immaginava nella canzone John Lennon. Bob Marley invece ho cercato di evitare i soliti colori giamaicani, stilizzando i capelli con linee molto grafiche per evitare di prendere gran parte del tatuaggio con parti nere lavorate. Non ho preso una metà della schiena, ma l'ho oltrepassata. Tante volte nella dimensione del tatuaggio è decisiva per una buona riuscita, soprattutto in questo stile. Questa stellina che se fosse stata molto più grande avrei potuto fare molti più piccoli effetti, se fosse stata molto più piccola avrei dovuto purtroppo abbandonare l'idea di tutti questi dettagli. Il massimo dei dettagli che io cerco di fare in un tatuaggio sono quelli che rimarranno negli anni. Sembra che stia disegnando con nonchalance, come quando noi scarabocchiamo al telefono, e quello è il suo lavoro, perché a lui piace questo stile, a lui diverte farlo, e quindi per lui è una passeggiata. Lui si sta divertendo sul cliente che oggi è molto attento, perché riesce a guardarlo lavorare come non è successo sul resto del lavoro, perché avendocelo dietro la spalla non poteva osservare Lippo al lavoro. Lui vorrebbe essere un tatuatore forse un giorno, e quindi oggi è anche lui divertito nel vederlo lavorare sulla sua pelle. Siamo a metà lavoro, è già stato definito bene tutto il contorno e le ombre della stella marina. Mancano i dettagli, le parti più chiare e i riflessi ovviamente bianchi che verranno fatti a fine di tutto. Per adesso come lo vedi? Benissimo. Va bene? Un po' male, aspettiamo di vedere il risultato finale. Adesso, dopo tutta questa mappa nautica, rosa dei venti e stella marina, sarebbe il caso pure che prendi qualche lezione di nuoto, sì, che impari a nuotare. Pure abbronzarmi un po', casomai.
un po' il mare. Finalmente siamo arrivati al bianco, l'ultimo colore, quello che dà i colpi di luce maggiori all'immagine. In questo caso ci sono sia colpi di luce che parti veramente bianche. Non bisogna esagerare con questi colpi di luce, comunque deve rimanere qualche parte totalmente in ombra e altre molto luminose. Soprattutto qui nella parte centrale più scura risalta molto meglio il bianco e questi punti luce fanno un effetto bello. Dopo il bianco niente, si dà un'occhiata totale se c'è qualche piccolo ritocco, qualche cosa che non torna e poi finito. Ma non vedo l'ora di vedere il risultato. Manca poco. Potrebbe vederlo per molto tempo. Ovviamente Davide dovrà curarlo con molta attenzione, tenere sempre uno strato di crema per tutta la durata della guarigione e questo farà sì che le crosticine saranno più sottili, così che quando andranno via porteranno via il meno percentuale possibile di colore. Vi sembrerà strano, ma niente acqua di mare neanche per lei. Niente acqua della piscina, niente sauna, insomma deve guarire nel modo più rapido e indolore possibile. Il risultato ha superato le aspettative. Come al solito il lavoro è appena fatto, immaginate che il cicatrizzato sarà ancora più bello, ancora più di quel corpo. Ma nonostante tutto, nonostante l'irritazione, nonostante le ore di lavoro, è fantastica. E è adeguata a tutto il resto che avete visto sul resto del corpo. Questo è il lavoro da artigiani e quindi non c'è una regola ben precisa, c'è sempre da imparare. Io oggi ho imparato ancora delle cose. Pippo è un gran maestro, è un grande artista. È venuto un lavoro abbastanza buono. Bisogna ballare un po' di matematica per riuscire ad avere degli effetti che con l'osservazione si riescono a vedere nelle cose. Stamattina quando ho osservato l'immagine prima di doverla tatuare ho cercato queste regole nascoste, essendo fatta di tante piccole microsfere una attaccata all'altra in modo alternato, ho visto che c'erano dei mezzi cerchi all'ingiù che alla fine danno un senso molto reale. Se vuoi, puoi finalmente vederti. Che spettacolo. Vabbè, sulla buona riuscita del lavoro non ci stavano dubbi. Come me l'aspettavo. Non si vede il bianco, ma sta sanguinando. Vediamo se va d'accordo con l'altro, sì, abbastanza va bene. Le ombre saranno molto più simili a queste qui che hai già dietro, stessa tonalità, adesso sembrano molto molto scure. Però fare un tatuaggio che è perfetto appena fatto vuol dire che ci sarà qualche problema poi. Tra una quindicina di giorni vedrai veramente i colori reali che porterai in avanti. Ho progetti per tatuaggi futuri con dei miei disegni. Tipo vorrei riprendere uno stile di pitture rupestri per fare una gamba e un po' di idea è quella tra fossili e anticaglie varie. Rimarrei sul realistico, sempre con l'aiuto del buon Lip. Oggi è stata una giornata soddisfacente, sono soddisfatto del lavoro e non vedo l'ora di fare il prossimo tatuaggio. Alessandro è stato bravissimo, come d'altronde mi aspettavo. Stare davanti alla telecamera
mi mette un po' a disagio, però è stata un'esperienza divertente. Se volete rivedere il mio tatuaggio, andate sul sito ilike.tv alla pagina di Sulla mia pelle.